Beh, la società è che sta in Lega Pro da tanto tempo, quindi è molto, cioè, molto sicura come società. Conosco, diciamo, anche molti compagni che giocavano lì, e qualcuno è rimasto anche, quindi mi sono messo anche in contatto con loro, mi hanno parlato molto bene. Come ti sei formato calcisticamente e dove soprattutto? Ci vuoi raccontare un po' le tue varie esperienze? Allora, io sono partito che ho fatto tutto il settore giovanile a Pescara, ho fatto tutta la fila lì, e l'anno della primavera, poi a gennaio sono andato su a Brescia dal Fulbuario in Serie D, mi ha chiamato il mister De Zerbi, ho fatto 4 mesi lì e poi l'anno dopo, l'anno successivo, mi ha chiamato giù a Foggia, ho fatto l'anno lì a Foggia e l'anno scorso sono stato a Macerata, ho fatto tutta la stagione lì a E Macerata. si è conclusa quell'esperienza con i playoff e anche con il tuo gol, giusto? Sì, siamo arrivati ai playoff, erano inaspettati. Però ci siamo ritrovati lì e ho concluso l'anno col gol. Da un punto di vista tattico, invece, come ti presenteresti? Tattico, sono un difensore centrale, però spesso e volentieri mi hanno adattato come terzino. Quindi se servirà una mano o qualcuno, sono adattabile lì da terzino. Da ventunenne, cosa ti aspetti da questa avventura? Beh, io spero di levarmi tante soddisfazioni. Io darò tanto, cioè, sia per me che per la squadra e per la società in generale. Spero di levarmi un sacco di soddisfazioni. Da quello che ho visto, è una piazza bella calda, comunque piace il calcio ed è molto seguito. Io l'unica cosa che posso dire è che darò il massimo quando sarò in campo e darò tutto me stesso.